L'ex cementificio di Pescara non ci sarà più. Ora l'area è in totale stato di abbandono e degrado, ma è destinata a rinascere. 15 ettari, 7 dei quali sono destinati al verde, gli altri a un centro turistico ricreativo. Il tutto dovrebbe essere ultimato nel 2028, ha annunciato oggi l'assessore Isabella Del Treco con il sindaco di Pescara Carlo Masci, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, l'assessore Eugenio Seccia tra gli altri. Dismesso ormai da svariati anni, il cementificio non farà più brutta mostra di sé. Poco più in là si è tenuta la conferenza stampa di Marinella Sclocco e Mirko Frattarelli, consiglieri di opposizione. Intanto vi mostriamo le immagini all'interno del cementificio, stanze ridotte a tugurri, vetri, altri materiali pericolosi dappertutto. In alcune camere si sente odore di urina e c'è anche un letto, macchine abbandonate, insomma una situazione drammatica. Ma come cambierà la zona? L'assessore comunale di Pescara, Isabella Del Treco. Dopo il nostro insediamento, nel 2020 abbiamo cominciato a contattare, nonostante periodo Covid, pieno Covid, la proprietà, la società Calbit, con la quale abbiamo avuto diversi incontri e ragionando, confrontandoci, siamo riusciti ad arrivare ad una vera riqualificazione e rigenerazione urbana, che chiaramente ha le sue tappe. A quanto l'impresa, la proprietà ci dice, entro marzo dovrebbe cominciare la cantierizzazione di dismissione, ossia bonifica e abbattimento. Ci sarà la cessione di 7,5 ettari di verde pubblico, poi una biofarma e un centro turistico non commerciale. Senza la costruzione di case, prosegue l'assessore, intanto il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Vorrei far presente che quando la proprietà attuale ha acquistato lo spazio, lo ha acquistato con le autorizzazioni per poterlo rimettere in esercizio quale cementificio. Quindi, il primo fatto da sottolineare è che un cementificio qui non ci sarà mai più perché si è riusciti a convincere la proprietà ad immaginare un percorso diverso per la riqualificazione di questo vecchio opificio. Poco più in là, Marinella Sclocco e Mirko Frattarelli, consiglieri di opposizione, hanno tenuto una conferenza stampa. Il sindaco Masci ha sempre pensato che abbattendo il ferro di cavallo avrebbe abbattuto la criminalità, avrebbe abbattuto il disagio. È un anno che noi diciamo che questo non sarebbe successo ed è quello che si è verificato, perché il disagio, la prostituzione, lo spaccio e la violenza si sono solo trasferiti sotto i palazzi Clerico, dentro il cementificio e in altre aree della zona. Lei ha un'attività commerciale. E purtroppo già da diversi mesi anche venire qui di giorno, quindi non immaginiamo i residenti che sono qui anche di notte, non è una cosa molto serena, tenendo conto che noi riceviamo anche un pubblico. Prima questa zona era tranquilla, un posto popolato da lavoratori, da residenti, da persone del tutto normali con le quali noi avevamo anche piacere di lavorare. Adesso purtroppo a ogni ora del giorno e della notte abbiamo a che fare con degli elementi abbastanza problematici. Intanto una delegazione di residenti ha incontrato il sindaco Masci per sottoporre la situazione non facile della zona.